Siamo. Possiamo iniziare. Allora, buonasera a tutti e a tutte, sia quelli presenti che coloro che sono a casa. Per quelli di voi che non sono informatici, quanti sono non informatici qua? Ecco, sostanzialmente tu sei l'unica che non si compiacerà di non sentirvi parlare per due ore o tre ore di fila lezione per gli altri, immagino. Sostanzialmente oggi devo solo introdurre Rebecca, che è una come voi, nel senso che è da ben poco che è uscita da qua e viene più a portare un po' di esperienza. La mia esperienza personale nell'interazione con studenti e studentesse è che non ne sapete quasi niente di lavoro, in media, e quindi vi fa bene sentire qualcuno che ve ne parla. E soprattutto che può darvi degli interessanti suggerimenti, che se ve li do io, lontano, possono, diciamo così, lasciano il tempo che trovano. Ma direi che da parte sua possono essere molto interessanti. Quindi io passo direttamente la parola a lei, senza indugiare. E grazie, grazie di essere qui. Buonasera a tutte e tutti. Vi presento subito un mio collega, Vito Alleato. Che Vito Alleato, sono un cane. Che tra i due dovete sapere bene la figura signor. Perché sono andato 10 minuti prima di lei. Sì, aspetta, non ti sento, lo dico. Sì, perché noi abbiamo in realtà iniziato insieme il 9 maggio dell'anno scorso in Bloomberg, ma lui è arrivato 10 minuti prima in ufficio. Perché? Perché eravamo sullo stesso treno, abbiamo poi scoperto, ma io nel tragitto dalla stazione all'ufficio mi sono persa. A posto. Parentesi, stazione ufficio 300 metri, 350. Di meno. Ok, quindi sì, lui è il senior, anche se abbiamo probabilmente collegato da remoto anche una vera figura senior che è manager in engineering, che è Francesco, e che ringraziamo anche insomma per aver reso questo possibile. Dunque, perché siamo qui oggi riuniti? Per parlare un po' di questa figura che è il social engineer, di cui si sente tanto parlare. Ma io stessa, insomma, durante l'università mi chiedevo poi cosa fossero, quali fossero le attività giornaliere, cosa facesse, quali fossero le responsabilità. Quindi iniziamo subito da un disclaimer, cioè per capirci che cosa intendiamo noi, per noi intendo medici in questo momento, ma in Bloomberg per software engineer. Perché ne parlavo anche col professore, ho seguito anch'io il corso Software Engineering, credo si chiama ancora così, non so se c'è ancora, in cui sostanzialmente, a meno che non sia cambiato, si faceva un po' tutto tranne che programmazione vera e propria, cioè era un corso in cui, cioè non un corso di programmazione, quindi magari uno poteva uscire fuori dall'università laurearsi e pensare che il software engineer non programmasse, ma che facesse, si occupasse solo della parte, se vogliamo, di design, di testing e così via, tutto l'intorno. In realtà no, quello che intendiamo noi è questa figura che, diciamo così, si occupa dell'intero software life cycle, quindi l'intero ciclo di vita del software. All'ownership sull'intero ciclo di vita del software, che vuol dire dal design allo sviluppo vero e proprio, quindi sì, chiaramente la programmazione è una delle fasi, al testing, e di questo ne parlavo anche col professore, di specificare che non abbiamo dei team di testing, cioè non ci sono persone che sono dei testers. Noi ce la cantiamo sulla scuola, nel senso che, o meglio, lo sviluppatore, il software engineer, è colui che poi testa il suo proprio codice, anche se poi vedremo nel corso della presentazione, ci sono quelle che noi chiamiamo peer review, ossia chiedere l'aiuto di qualcun altro nel team per poi dare un occhio a quello che è scritto, prima chiaramente di mergiarlo, integrarlo nel resto del codice. Quindi abbiamo detto ciclo di vita del software, dal design, al sviluppo, al testing, al deployment, perché sì, io pensavo che insomma bastasse il push su GitHub per deployare la produzione, in realtà no, dall'ultima modifica alla produzione possono passare anche 2 settimane, nel nostro caso anche di più.
Quindi c'è tutto il processo di deployment, di rollout, e poi la maintenance, cioè quello che succede una volta che il prodotto, la feature l'hai rilasciata in produzione e arrivano i ticket, cioè arrivano i bug, arrivano cose da correggere, da integrare, eccetera. L'altro punto su cui volevo mettere un po' sottolineare è la collaborazione. Io ho scritto clients per dire in realtà che c'è un concetto, almeno in Bloomberg, ma presumo che sia in tutte le grandi aziende, di cliente interno. Cioè noi come software engineer non parliamo con, in questo caso l'abbiamo per Bloomberg, quindi con la banca, cioè con il cliente esterno. Quello che però facciamo spesso è, ad esempio, noi siamo parte del team di Lugano, anche non ho detto all'inizio, lavoriamo a Lugano, quello che può succedere è che il nostro cliente sia un altro team a New York, a Londra, in le 170 uffici sparsi per il mondo. Quindi c'è questa collaborazione interna. E poi chiaramente colleghi, colleghi vuol dire del tuo stesso team, colleghi vuol dire di altri team. C, ad esempio, non è parte del mio team, sì, però lo lavoriamo. Di cos'è Pops? Sì, no, non è un segreto. No, quello, dopo ci arriviamo. Ok, continuiamo con qualche statistica. Anche qui non sto a raccontarvi, insomma, niente di nuovo, è giusto qualche statistica per inquadrare, quindi sì, è vero, è una figura molto richiesta. E anche, ad esempio, questa è una statistica di LinkedIn relativa al Q4 del 2022. Perché non sapesse, Q4 vuole dire gli ultimi tre mesi del 2022, perché le aziende piace dividere l'anno in intervalli, in quattro parti. Che mette la figura del software engineer al terzo posto e divide, e questo lo specifico perché poi ci torniamo, la figura del DevOps da quella del software engineer. Vi svelo già che, ad esempio, in Bloomberg da noi non c'è questa suddivisione, cioè il software engineer è anche quello che, diciamo così, si occupa di tutte quelle responsabilità che cadono un po' sotto il cappello DevOps. Poi è chiaro che all'interno di un team, soprattutto, c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno di tutto il mondo DevOps, però in generale la tendenza, questo ne parlavo anche con l'esperto di DevOps del mio team, è quella di rendere il software engineer sempre più consapevole dei tool che sta utilizzando. Poi comunque proveremo a spiegare cos'è DevOps. L'altra statistica è invece questa, anche qui vede l'agglomerato di software engineers e developers, addirittura al primo posto relativo all'anno scorso. Insomma, qui c'è una suddivisione geografica, quindi abbiamo l'Europa, chiaramente Nord America, Canada, Messico, Stati Uniti e così via. Niente di nuovo, su internet potrete trovarne a migliaia di statistiche di anche classificate per localizzazione geografica, insomma. Ora arriviamo alla parte in cui provo a dirvi cosa io in questi ultimi due anni che lavoro, di cui uno in realtà in Bloomberg, neanche, ho capito riguardo quelle che qui chiameremo oggi aree di competenza e non ruoli definiti, perché, come vi dicevo, ad esempio da noi la figura del software engineer è molto ampia, cioè non abbiamo una suddivisione dei ruoli molto capillare. Quindi più che ruoli le chiameremo aree di competenza. Partiamo da quelle facili. Il front-end, chi sono quelli, cioè cos'è il front-end? È tutto quello che vede l'utente finale, ok? Tutto quello, il look and feel, la user experience, tutto quello che ha contatto con l'utente. Il back-end è tutto quello che l'utente non vede, che sta dietro, dal server al database, alla logica applicativa. I famosissimi full stack, cioè quelli che bene o male si occupano dell'intero stack tecnologico, dal front end al back end.
qui un diagramma di quelli strasemplici ad altissimo livello, super semplificativo, un po' di quello che di com'è un'architettura assolutamente a altissimo livello. Quindi dal client alla richiesta che passa per la logica applicativa fino al recupero dei dati del database e poi la richiesta che la risposta meglio ritorna al client. Adesso invece parliamo, ho dimenticato di dirvi anche un'altra cosa. Noi andremo benissimo se le domande le fate anche durante la presentazione. Quindi, non so, alzate la mano, lanciate un segnale di fumo, chiamateci anche da casa, quindi interrompetemi e se non è chiaro qualcosa, vado veloce, troppo piano, mi annoiate. Insomma, interagiamo perché di certo non è una lezione, questa non sono per insegnarvi niente. ok, allora ora passiamo a, se vogliamo, la slide più complicata, perché anche io ci ho messo un po' a definirli. Partiamo da questi DevOps. Ci sono i DevOps. I DevOps hanno senso in un contesto in cui, innanzitutto, durante tutto il ciclo di vita del software, quello che succede è che gli sviluppatori hanno bisogno di rendere l'ambiente di sviluppo e tutto il processo di sviluppo del software il più possibile veloce e automatizzato, in modo da limitare il più possibile tutto quello che sono configurazioni manuali o tutto ciò che è automatizzabile. Preferiamo automatizzarlo chiaramente per velocizzare, per fare quello che noi c'è, che lo sviluppatore se noi di meno, e soprattutto che commetta meno errori manuali. Quindi il DevOps quello che fa è conoscere tutta una serie di tools che poi in realtà non vi ho citato perché poi dipendono parecchio dal team, non dall'azienda in primis e dal team, perché ad esempio che succede in Bloomberg è che non ci sono dei tools standard per così dire, ma noi due in primis utilizziamo tool totalmente diversi. Per che cosa? Per l'ambiente di sviluppo, quindi parliamo di IDE, parliamo di ambiente di testing, building, deployment. Ne approfitto, siccome c'è stata un'interruzione. Proviamo solo a mettere il microfono così, perché da casa mi dicono che non va tantissimo. Proviamo così, che almeno è più lontano. Provo. Ok, così non rimbombava, che rimbombava un po', più per loro che per voi, scusate. Prova a sentire bene. Ok, un altro più comodo così. Ok, quindi dicevo, sì, non vi ho citato i tool perché sono diversi, perché almeno da noi ogni team si sceglie quelli più idonei alle proprie esigenze. E quindi vediamola comunque come una figura rispetto alla figura che adesso andremo a vedere, che lavora sul team, cioè sull'aiutare lo sviluppo, il ciclo di vita all'interno del software, all'interno del team. Platform Engineers e cosiddetti SRE sono invece figure trasversali, cioè figure infrastrutturali, direi, cioè che lavorano sull'infrastruttura. Da una parte, quindi platform, abbiamo queste figure per cui il fine principale è che quello di garantire una configurazione che sia il più possibile uguale, che sia più possibile omogenea. Quindi pensiamo a un'applicazione distribuita, a un qualcosa che ha servizi che devono poi essere funzionali su diverse macchine, diversi cluster in realtà. Ecco, c'è bisogno di qualcuno che gestisca un po' questi cluster, che faccia in modo che le configurazioni siano omogenee, in modo che tutti i servizi abbiano lo stesso ambiente. Io faccio i movimenti di palco, tu prosegui. Ok, quindi, disclaimer, qui stiamo un po' semplificando, chiaramente
nel mondo dell'informatica, se c'è una cosa che ho capito è che poi a ogni azienda piace un po' o dare nomi diversi alle cose, o sì, però da noi facciamo in giro anche questo, noi non ce l'abbiamo perché lo fa. Insomma, ci sono tutte le differenze del tavolo. Qui, così come ci sono sottocategorie, perché anche lì ci piace andare a dividere ulteriormente. Però tendenzialmente una volta che abbiamo questa configurazione uniforme, il lavoro del, quindi a livello di, parlo di configurazioni usabili da più team, il lavoro dell'SRE, che ad esempio da noi è anch'esso parte del team engineering, cioè del dipartimento di engineering, quindi è un software engineer che si occupa di questo, è quello invece di fare in modo che tutta l'infrastruttura sia reliable, cioè sia stabile, scalabile e disponibile. Per noi la reliability, ad esempio, è un punto molto importante, perché poi due cenni su Bloomberg te li darò, però immaginate che quello che sviluppiamo è una sorta di browser real time. Cioè è questo servizio che è costantemente up, che macina milioni di dati finanziari. Quindi è molto importante, proprio critical asset, la reliability. Stupisce che si è bilanciata così tanto su certe cose, però... Su quale? Su browser, dati, numero. Ho le mie fonti. ok, quindi parliamo anche di gestione dei rischi, parliamo anche di chiaramente l'infrastruttura, decidere quali sono i livelli standard e le soglie entro le quali o dopo le quali si parla di situazione critica e come eventualmente risolvere. L'eliminazione di tutte quelle, anche qui, quelle attività manuali ripetitive che possono essere automatizzate. Anche qui distribuzione, parliamo chiaramente di infrastruttura e di sistemi distribuiti. Fare in modo che le release siano, ci sia un processo di release, anche qui, che non sia una, quello che in inglese chiamerebbero lo UX snowflakes, cioè che una release sia per fortuna capitata così. Cioè, deve essere prevedibile quello che succede nel momento in cui rilasciamo e il processo è stabilito. Ok. Viste queste tre, quindi... Cosa tre? No, le aree. No, perché io, però... Fino a tre. Poi a quattro il fermo. Ok. Adesso passiamo invece all'area, alla terza parte, che racchiude invece, qui sono due, lo giuro, tutto quello che è il mondo della sicurezza. Allora, qui l'ho appositamente chiamata security e non cyber security per intendere che, cioè sono coloro responsabili di non solo cyber attacks, certo, ma anche i cosiddetti rischi accidentali, cioè le catastrofi naturali, cioè il momento in cui tu magari hai dei data center, piuttosto che, insomma, devi in qualche modo prevedere anche le possibili catastrofi. Security poi ha tantissimi livelli. Vi aggiungo che Lioia aveva ragione quando diceva che... quando diceva che insomma la sicurezza non è un prodotto ma è un processo, quante volte l'ha chiesto anche all'esame. Quindi, e aveva ragione effettivamente, cioè nel senso che è un insieme di procedure e in continua evoluzione che va, qui sono partita dall'altissimo livello, policy e procedures, noi lo sappiamo bene che abbiamo i corsi, no? Cioè i corsi che i training, i mini training sui dipendenti, perché, come sempre io, che sto citando tutto il dovuto, ma diceva, l'uomo è un po' l'anello debole della catena, no?
Ho fatto anche leggere un libro su social engineering, che siamo rimasti. Vabbè, comunque, quindi tutte quelle che sono le policy e le procedure, quindi diciamo layer uomo. Reti, sicurezza, quindi vediamola come firewall o chiaramente VPN per il momento in cui noi ci colleghiamo da casa, eccetera. L'endpoint, cioè la sicurezza del computer, banalmente può essere antivirus, oppure parliamo anche di device in generale, l'applicazione al telefono, eccetera. Diciamo l'endpoint. L'applicazione vera e propria, cioè il prodottino software, l'applicazione. Il lato fisico, che è quello che dicevo, di proteggere anche con accesso biometrico, cioè fisicamente quello che vuoi proteggere, anche qui il critical asset, fino ad arrivare magari al dato vero e proprio. E anche lì parliamo di livello, non so, di encryption, parliamo ad esempio, parlavo con un mio collega di recente, che ha richiesto quindi anche lui in Bloomberg, che ha richiesto il controllo di un suo pezzo di codice per capire quanto a rischio erano i dati che lui stava utilizzando. E l'ha failato. L'ha failato da lì. Perché? Perché poi, tra l'altro, vabbè, potrete capire che nel momento in cui noi maneggiamo tantissimi dati finanziari, sono sensibili, ecco, c'è bisogno di un po' di attenzione. Ecco perché nel momento in cui qualcosa non funziona, è bene che qualcuno sia sveglio nel mondo per fare ricoveri. L'ultima di questo elenco è poi the assurance, che sono il QA. Questa forse è un po' la più borderline tra le figure. Sono i cosiddetti, cioè quelli che ad esempio da noi in Bloomberg sono quelli che ne sanno di finanza. Perché se fosse per metterci... Va benissimo questo. Sono quelli che hanno una conoscenza del dominio, che in questo caso appunto la finanza, e che quindi fanno un test di qualità del prodotto in modo tale che matchi i requirements stabiliti inizialmente. Anche io qui ho intervistato, tra virgolette, una nostra collega di QA e mi parlava anche di come in realtà il loro ruolo non intervenga solo nella parte poi di testing vera e propria, ma già dalla definizione dei requirements degli stakeholders, che poi sarebbe questo termine generico per dire tutti quelli che provano interesse per quello che stai facendo, mettiamola così, dalla pianificazione del test fino all'allineamento più o meno continuato con gli sviluppatori, l'esecuzione dei test e poi la green o red light in caso insomma di mancato match con i requirements. Quello che mi diceva anche Paolo, appunto la mia collega, è che sempre più questo ruolo, non che richieda esplicitamente delle competenze di programmazione, ma sempre più diventa un nice to have, che è questa parola che si sente spesso nelle requisition, questo nice to have. Perché? Perché anche loro chiaramente hanno dei modelli, dei processi, per cui se tu lo scrittino in Python lo sai fare, meglio, nice to have. No? Quindi comunque, insomma, ci tenevo anche loro a menzionarli, però chiaramente qui parliamo di un background finanziario diverso da quello appunto nostro. Bene. C'è la manazza. Ti chiedo solo poi di ripetere quello che ti chiedono. Sì. Ok, grazie. Io studio cyber security. Mm-hmm. E c'è una domanda che ci tenevo a fare a voi che siete già nel mondo della lavorativo. Mm-hmm. Quello che sento tanto dire, soprattutto in un'azienda che sviluppa software, è che la sicurezza viene sempre vista come un costo, qualcosa che ovviamente è importante avere, ma che se si potesse, ovviamente se ne farebbe meno, perché è un costo. Vale anche per voi, in che modo magari potrebbe, cioè non so come spiegarlo. No, ma è chiaro, cioè, ho capito il concetto, perché non mi è nuovo. E allora, qui chiedono,
se per noi cosa ne pensiamo riguardo del fatto che quello che si dice spesso è che l'ambito cyber security sia un po' visto come un peso per l'azienda, un costo, e quindi che non abbia in qualche modo priorità, che poi si tratta di tutto lì, no? Un gioco di priorità. Quello che ti dico da noi, io il discorso generale che ti posso dire è che dipende molto da che cosa stai sviluppando. Io ad esempio prima di questo anno in Bloomberg ero una piccola azienda a Bologna in cui sviluppavamo un'applicazione desktop, no? Lì cioè, dipende un po' dai rischi che hai. Cioè in Bloomberg il rischio è alto, cioè i dati che maneggiamo sono alti. Quindi c'è molta pressione su. Cioè, ad esempio, oggi lui mi chiedeva, ma poi vi parlerò del primo progetto su cui ho lavorato, e si tratta di report. Cioè, non potrei mai farvi vedere dei report con dati clienti, o comunque dati che non so da dove provengono, perché sono, li ho generati in qualche modo dall'applicazione. Quindi, chiaramente, noi, ti direi che è sicuramente importante. A tratti fondamentali. Cioè quasi costa di più fallire un elemento di security che farlo. Cioè, sì. Sì. Veramente. Sì. Quindi, però in linea generale direi che delle volte, che poi io parlo di rischi, ma poi ho un po' la percezione magari che l'azienda ha del rischio. Per noi è chiaramente alta, perché è oggettivamente alto. Però sì, cioè, si capisce che magari ci sono, diciamo, start-up o comunque entità più piccole che magari dicono a livello decisionale, a noi siamo interessati a vedere qualcosa sul mercato piuttosto che qualcosa che funziona bene. A quel punto è il manager che si prende la responsabilità della cosa e noi siamo molto ferri su appunto la security, privacy, eccetera. Come diceva la collega, un carino, però. Sì. Va bene? No, figurati. Ok, vediamo effettivamente chi è Bloomberg, cosa fa, perché io non avevo idea di cosa fosse, cioè pensavo fosse il canale delle news prima di entrare in Bloomberg, quindi questo ha dai, primo mese, dai. Scherzo, Francesco, stai guardando. Allora, ecco, cosa fa in generale? Crea, ha messo su negli anni, in tipo 35 anni o qualcosa di simile, una rete di informazioni che utilizzano quelli che ne sanno di finanza. Cioè quelli che utilizzano la finanza e hanno bisogno di quelle informazioni. Quindi l'idea qual è? Quella di trasformare milioni di dati in informazioni, cioè in maniera in dati visualizzati, in dati, in statistiche, in qualcosa che abbia effettivamente un significato e che non siano data point. E qual è l'idea alla base? È quella di dare l'accesso a tutti, o meglio, tutti quelli che pagano la subscription, però comunque, che sono un bel po' nel settore finanziario, dare a loro gli stessi dati allo stesso momento. Quindi c'è alla base, se vogliamo, un concetto di uguaglianza, di trasparenza delle informazioni finanziarie. Quindi quello, dicevo, in questo agglomerato ci sono sicuramente le news, perché ora non ci vuole un esperto di finanza a capire che quanto la novità, la news possa influenzare il mercato, no? Quindi è tutto insieme, ma quello che facciamo noi è sviluppare quello che è chiamato il Bloomberg Terminal, che è appunto questa sorta di browser real time, però ve l'hanno detto. Dare questa. Ok, siamo più o meno 20.000 dipendenti su 160 uffici sparsi nel mondo. Questo vi fa capire un po' quello che vi dicevo prima: 73 paesi. Quello che vi dicevo prima del fatto che, servendoci anche un alta availability,
c'è bisogno un po' di coprire tutte le time zone su questo pianeta, e quindi questo è sicuramente un modo. Oppure ti svegliano di notte, però su Marte no, non... Un ultimo cenno, in particolare C ci ha tenuto a specificarlo, è che gran parte dei profitti vengono spostati su Bloomberg Philanthropy, che è questo altro ente che invece si occupa di, appunto, filantropia, che è public health, dall'ambiente, educazione, arte e cultura. Lo specifichiamo tendenzialmente perché quello che succede è che effettivamente abbiamo modo di fare eventi, partecipare ad eventi di questo tipo nel corso della nostra, non ti dico giornata, ma capita periodicamente. Quindi questo un po' per dire che non tutto il tempo lavorativo è sempre strettamente impiegato seduto sulla tastiera o sul laptop. E quindi sì, tra l'altro abbiamo un evento di volontariato la settimana prossima. Sì, è martedì. E questo. Sì, andiamo a portare il cibo, a distribuire il cibo a, diciamo, la versione della Caritas svizzera, dai, diciamola così. Ed esiste, giuro. Ce lo siamo chiesti anche noi, però sì, purtroppo sì. E questa è un po', è solo un'immagine del terminale. Non chiedetemi cos'è, è solo una foto carina che ho trovato. Il terminale ha, non so in realtà quante esattamente applicazioni e funzioni. Credo l'applicazione di cui che sviluppiamo noi non sia qui, quindi è semplicemente per farvi capire quanto, che è una cosa che in realtà all'inizio a me è un po', che mi ha dato a pensare, quanto il look and feel sia tutto quello che oggi quelli esperti di look and feel non vogliono. Nel senso che si capisce che stiamo parlando di finanza, o almeno per me è chiaro, anche non sapendolo. Sì. Sì, quindi vogliono cose semplici, e chiaramente un punto critico più che il look and feel sono le performance, cioè vogliono i dati giusti e velocemente. Ok, ora passiamo un po' alla storia, che detta così sembra, del primo progetto, nel senso che io sono arrivata e dopo, vabbè, primo mese in cui ho capito chi ero, dove mi trovavo, poi il primo training, eccetera, siamo arrivati al mio primo progetto. Come dicevo prima, o forse no, perché ho dimenticato diverse cose nel corso, faccio parte del team di reporting dell'ufficio di Lugano, che vuol dire che generiamo report, cioè tutta una serie di servizi atti alla generazione di report. Quello che volevamo era aggiungere un nuovo formato di report, che era quello HTML. Noi producevamo già PDF ed Excel. Per report intendo un insieme di tabelle e grafici con tanti numeri e statistiche, mettiamola così. Perché? Allora, innanzitutto perché qualcuno ce l'ha chiesto. Se non, quando dico clienti, intendo chiaramente anche un substrato di business che conosce, cioè quelli che conoscono i bisogni del cliente o cercano di prevederli. Quindi di solito funziona un po' così, cioè c'è qualcuno che ti chiede, che chiede al software engineer, guarda, più che chiede, offre l'opportunità di un progetto, di una features, e poi perché chiaramente anche noi potrete già capire che rispetto a un PDF, a un Excel, l'HTML apre un po' le porte a dei report dinamici, che quindi può essere, insomma, un punto di partenza, che poi effettivamente è quello che sta accadendo. E, come dicevo, esatto, il background PDF Excel esistevano già. Anche questo per dire che molto spesso ci troviamo a lavorare in progetti che non partono, come dire, che non sono from scratch, ma progetti che sono integrati in un qualcosa di molto più ampio, di un qualcosa che avviene prima, che avviene dopo il pezzo di codice su cui lavora ognuno di noi.
Qui una piccola pipeline, senza entrare, giuro, troppo nel tecnico, però per farvi capire che, insomma, quali sono più o meno i giocatori in questa partita. Entriamo dal... cioè, in input quello che riceviamo è un XML, quindi un documento XML, in cui ci sono alcune configurazioni, alcune proprietà. Entra e si trova l'orchestrator, quindi vediamo qui una sorta di orchestrator pattern, qualcosa di molto simile. Vi ho anche segnalato qui i diversi linguaggi di programmazione. Questo più che altro per dirvi che anche all'interno di uno stesso team, lo stack tecnologico e i linguaggi di programmazione possono essere diversi, molto diversi. Non tutti i team, il mio è uno di questi, cioè sicuramente chi verticalizza più su alcuni linguaggi, ma di certo poi magari c'è uno stack tecnologico di diverse tecnologie, forse parlo del tuo. Quindi quando intendiamo linguaggi di programmazione intendiamo un po' la capacità di distreggiarsi tra i linguaggi di programmazione. Quindi abbiamo questo orchestrator che prende le richieste e le così distribuisce al servizio di competenza, e poi in questo caso abbiamo l'applicazione logica, che in questo caso è in C#, che è quella che effettivamente genera il report, quella libreria lì che genera il report, che si basa, come vi dicevo, immaginate questi report con dei grafici, e quindi abbiamo un chat server, che in questo caso è in Node.js, che è quello che effettivamente genera il grafico. Cioè, banalmente, l'SVG che poi noi embeddiamo nel report, che sia PDF, HTML. E poi c'è la parte di stylesheet, che se vogliamo è la vera parte, quella un po' più front-end, quella un po' più in cui si decide se l'header è in bold oppure no, cioè diciamo quella parte lì del look and feel. Fino a tirare fuori l'HTML. Quindi questo è stato un po' il progetto. Ed effettivamente questo è quello che abbiamo concluso. Ora, quali sono stati, tra virgolette, i troubles? Che è solo un modo diverso per dire challenges, però challenges li leggo comunque, quindi ci ho scritto troubles, così. E, virgolettato, chiaramente, nessuna Rebecca è stata maltrattata per generare HTML. Ok, utilizzare nuovi linguaggi di programmazione. Questo in realtà, secondo me, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera, capita spesso. Io non avevo mai studiato o scritto nulla in C#, quindi mi sono ritrovata a scriverlo. E così anche come l'altro linguaggio, quello un po' più, diciamo, gestione degli stylesheet, che è un linguaggio di trasformazione, che si chiama XSL, non pensavo neanche esistesse, in realtà, questa è la verità, di questo linguaggio che, più che di programmazione, è un linguaggio di trasformazione che trasforma un XML in un altro XML o in qualsiasi altro documento di testo. Entrambi non li avevo mai visti, e quindi all'inizio, bah, Stack Overflow. Poi analisi e understand del codice scritto da altri. Codice scritto da altri è un modo più carino per dire anche codice legacy, che sostanzialmente è un po' quella cosa che sta su e nessuno si ricorda più perché e come. Però, quindi, che vuol dire? Come vi dicevo, esisteva già un pregresso, non ho messo io su tutto il supporto all'HTML, no? Quindi la prima fase è stata capire quello che esisteva già e fare il cosiddetto reverse engineering. È stata una fase piuttosto turbolenta, perché poi sono venute fuori pezzi di codice che i miei colleghi chiamano zombie, e vabbè, succede. Collezionare una test suite che sia comprehensive, cioè che vuol dire? Noi questi non sapevamo come testare gli HTML perché non avevamo una test suite. Da lì ho scoperto l'importanza di avere una test suite, perché, spoiler, per colpa di questa test suite che poi non avevamo fatto, non era poi così comprehensive, abbiamo rollbackato una volta andati in produzione. Poi ci arriveremo, questo era uno spoiler, si funzionano gli spoiler. Ok, quindi mettere su una test suite.
L'ultimo è, ma non per importanza direi, è la stima e la pianificazione del progetto. Perché nel momento in cui, come vi dicevo, non conosci i linguaggi di programmazione o tutte le tecnologie, vedi che c'è codice scritto alto e che non stai capendo, non hai i test e qualcuno poi ti chiede ma quanto tempo lo farai? Vediamo. No, adesso la metto a ridere, però effettivamente cioè arriva il momento in cui qualcuno ti chiede con gentilezza quella famosissima ETA, no? Cioè il quanto tempo più o meno pensi metterci? Quindi sicuramente quello è stato uno dei lavori con cui, diciamo, con il mio mentore, cioè con colui del mio team con cui ero a più stretto contatto, che mi ha seguito di più in questo progetto, è stato quello di cercare di dare una stima e pianificazione. Vediamo come in realtà. Vediamo un po' come, nel senso, vediamo come a partire da questi problemi, da queste issues che avevo, abbiamo cercato di approcciare il progetto. Probabilmente ne avrete sentito parlare nelle aziende, sia posso darvi la testimonianza di, vabbè, Bloomberg, che ha sicuramente numeri grandi, ma anche della piccolissima azienda in cui lavoravo prima. L'agile piace parecchio. Piace parecchio perché? Vi direi perché tendenzialmente magari funziona, o perché di solito piacciono le cose che funzionano. E alla base dell'agile, che se vogliamo è questa filosofia, c'è un approccio iterativo, cioè un approccio iterativo e soprattutto un concetto di deliverare un prodotto che abbia una sua completezza, cioè un prodotto finito, un qualcosa che sia misurabile. E questa immagine è piuttosto emblematica, chiaramente non l'ho fatta io, do tutti i crediti a chi l'ha fatta, in cui c'è l'obiettivo è un po' deliverare, come vi dicevo, piccoli, dividere in task più piccoli e in delivery più piccoli, in modo poi da arrivare al prodotto finale. Cioè in modo che se io in mezzo qui blocco tutto e il cliente, che anche qui parliamo di cliente ma non intendiamo la banca, diciamo uno stakeholder, qualcuno mi chiede fammi vedere qualcosa, io ho qualcosa innanzitutto che non è rotto. Che ha una sua, io sono arrivato fino adesso, è qualcosa di dimostrabile, di misurabile. Lo Scrum, anch'io faccio, ho fatto diversa conclusione, sono arrivata adesso alla consapevolezza che l'agile è questa filosofia, lo Scrum è una delle metodologie, cioè dei modi un po' più, se vogliamo così, che è detta un po' di regole, che segue la filosofia agile. Che vuol dire? Quello che abbiamo fatto è suddividere, che facciamo sempre in realtà con il nostro team, suddividere la nostra vita lavorativa in sprint, cioè di 2 settimane in 2 settimane. Quindi immaginatevi, ogni mattina un software engineer si sveglia, sa che dovrà fare lo stand up. Che vuol dire? Che dovrà dire ai suoi colleghi, ai suoi teammates, che cosa ha fatto il giorno prima. Io sono arrivata a questo punto perché? Per il continuo allineamento. Quindi fare in modo che tutti all'interno del team siano più o meno consapevoli di quello che gli altri stanno facendo. Quindi fasi corte, 2-3 settimane, che chiamate sprint, stand up, allineamento giornaliero, planning, all'inizio di queste 2 settimane si pianificano i task, facendone chiaramente una stima di quello che si prova, che si riesce da fare in quelle 2 settimane, e alla fine dello sprint c'è una review, cioè della serie cos'è che è andato bene, cos'è che è andato male, cosa è migliorabile, eccetera. E una serie di ruoli, product owner, project manager, qui non sono brava a definire questi ruoli, però sì, fanno parte un po' di questo mondo. E questo è quello che abbiamo provato ad applicare con il progetto di cui vi parlavo. Passiamo quindi, come vi dicevo, collegandomi a quello che ho appena detto, la prima cosa è stata, ok, dividiamo in task più piccoli, che è una banalità, ma poi alla fine funziona, anche quando tu pensi, sì, ma com'è che a un certo punto arrivo a una stima? Cioè, in realtà sì, l'idea è quella di dividere in task più piccoli, tenendo sempre un po' presente la filosofia agile di fare quei task che siano misurabili, che abbiano una loro compiutezza, e risolverli
e combinarli. Quello che dicevo prima delle peer reviews, chiaramente ad ogni pezzo di codice aggiunto seguiva una review di qualsiasi mio collega. Queste le usiamo tantissimo, ci le adora, è sempre... perché diciamo che ci sono colleghi a cui piace parecchio fare le peer review, e piace parecchio scrivere un commento a qualsiasi cosa. Però è giustissimo, no, scherzo. Comunque il nostro team, vuol dire che tutti i casi manager del team hanno visto il codice, hanno detto ok, questo va bene, questo va bene, e quindi dice appunto l'errore e si diminuisce la possibilità, probabilità di errore che poi... Esatto. Esatto, sì. Poi ecco, parliamo non di un vero e proprio test, è più un... come dicevi tu, stabilire delle metriche e capire se effettivamente il codice è compliant. Ah, vero, non ti sentono. Abbiamo sbagliato. Ok. Oddio, però qua mi hai subito destabilizzato. insomma. Ok, quindi sì, il review. E poi alla fine non è obbligatorio, capita spesso, mi viene da dire che nelle grandi aziende capita un po' di più, a prodotto finito quello che tendenzialmente si fa è una demo per far vedere quello che hai fatto, non tanto al tuo team che appunto per il continuo allineamento dovrebbe essere piuttosto consapevole, quanto più a magari altri team, a quelli che vi dicevo, i clienti interni, insomma a quelli per cui... è interessante avere una presentazione di quello che hai fatto e una condivisione della conoscenza, perché quello che si vuole evitare, quantomeno da noi, è che diversi team facciano la stessa cosa, quindi c'è molta sharing della conoscenza, no? C'è quella che potremmo dire una community in questo senso, quindi spesso ci sono degli eventi del tipo delle presentazioni, delle demo all'interno di un dipartimento, cioè proprio per fare in modo, magari ad altissimo livello, però per fare in modo che tutti più o meno abbiano un'idea di quello che stai facendo e se ne hanno anche vagamente bisogno, ti pingano. Ok, come vi dicevo, fatto tutto il prodotto, eccetera, c'è la fase di... Oh sì, scusami. A dover proprio portare il cliente del codice che viene rinunciato e quindi si possa avere una responsabilità appunto di quello che scrive, su quello che contiene. Okay. E permetterebbe all'inizio non aver mai lavorato, non aver mai gli strumenti di quella determinata azienda e quindi alla fine va liberato di fare. No, no, giusto. E, ripeto la domanda, giusto? SumUp, come... ad esempio nel nostro caso è gestito il fatto, diciamo quella learning curve se vogliamo, da non so niente di un linguaggio, come vi dicevo, a ok, mando fuori in produzione un progetto in cui ho scritto del codice in un linguaggio che fino a 3 mesi prima non conoscevo, più o meno? Esatto. Come? Innanzitutto le peer reviews che forse arrivano anche nella parte, se vogliamo, in cui un po' di codice l'hai già scritto, però sono fondamentali in questo. Così come il continuo allineamento, ecco, di solito all'inizio, nella fase iniziale, hai, per così dire, una persona che è più dedicata a te. Chiamiamoli tutor, mentor, esatto. Cioè una persona per cui l'allineamento, a prescindere dallo stand-up e da quello che poi tu condividi con tutto il team, però una persona a cui tu ti puoi rivolgere anche delle volte programmando a 4 mani, cioè in pair programming. Cioè c'è sempre quella porta, nessuno, e questo evitiamo di farlo, non dico che qualche volta non succede, però quello che cerchiamo di evitare è che una persona sia lasciata da sola su un progetto, ma banalmente un po' per la pressione e la responsabilità, soprattutto se entri come figura junior, ma se vogliamo anche per evitare quel single point of failure, no? Cioè della serie va via lui, aveva... o lei, e aveva tutta la conoscenza su quel progetto, e poi, ops.
succede, perché succede, però si tende a evitare. Quindi di norma, almeno io l'ho visto, ma in entrambe le aziende, c'è, si può chiedere di tutto senza vergogna. Senza alcuna vergogna si chiede e poi si impara anche un po' a capire chi è la persona opportuna a cui chiedere, perché poi chiaramente tu hai il tuo mentore che delle volte dispaccia le tue richieste a chi ne sa di più. E questa è una cosa normalissima, lo fanno tutti, ma non solo dire le figure junior, perché ci sono anche figure magari più senior, ma semplicemente passano su un altro field e chiaramente su cui non sanno niente, quindi è normalissimo, ci siamo passati tutti. Quanto spazio che si può lasciare ai cambiamenti che dopo potrebbero forse anche ci siano, e come anche ci si adatta per questi cambiamenti che avvengono quando lo sviluppo è già avviato. Esatto. E allora sì, ripeto la domanda. Ci chiedono come quanto margine c'è tra la stima che dai e il tempo effettivo che poi ci metti. Cambia, sì. Sì. Infatti, no, hai toccato anche un punto fondamentale in realtà, perché quello che vi dicevo dell'agile è anche per la filosofia, ho dimenticato di dirla, è che ha come obiettivo quello di reagire in maniera più agile alle nuove richieste, in contrapposizione magari a un pattern di tipo waterfall in cui all'inizio hai dei requirements, io ti do al cliente il prodotto finito e poi, ah no, ma io non volevo questo. Quindi quello che si cerca è il continuo allineamento e per rispondere in maniera più agile. Quello che ti devo dire è che, guarda, mi è capitato, non so se ti ricordi, eravamo a Londra, di parlare con insomma una figura piuttosto senior di stime e pianificazioni e parlava di questo progetto dell'ordine di anni. La prima cosa che gli ho chiesto è stata, ma sì, ma come si fa a pianificare un progetto che già si stima più o meno essere nell'ordine degli anni? Lui, vabbè, forse probabilmente scherzando, mi ha detto, non dici niente fino a che non te lo chiedono. Però vabbè, non lo so. Nel mio piccolo progetto, sicuramente questa è una challenge che io da figura junior non ti dico di aver imparato. Cioè, io sul mio progetto ho lavorato col mio mentore, cercando di dividere in sottotask, e solo una volta che avevo un po' più consapevolezza dei linguaggi, avevo un po' capito dove ero, cosa sto facendo, sono stata in grado di dare effettivamente le tempistiche. Io ti direi che la parte di analisi iniziale e di ricerca si può, cioè tu ti prendi del tempo per ricercare, fare un'analisi ad alto livello prima di dare delle stime. E quello è un tempo che io vedo, non so se succede anche nel tuo team, è allocato, cioè quel momento in cui tu fai analisi e ricerca per dare delle stime. Poi sta lì, sta un po' al team capire quanto andare a fondo in questa ricerca iniziale, preliminare, e cercando di dare delle stime il più possibile. Succede sempre, cioè i delay sono... succede. Il manager può decidere dei progetti anche lui da a spalle si metterà più o meno lo stesso tempo per fare questo, quindi quello c'è sempre col battere di errore. Chiaro. Sicuramente è una cosa che si impara col tempo, ecco, non è una di quelle, non è nelle nei requirements su LinkedIn di solito. Io mi faccio da tramite, sì. Faccio da tramite per una domanda online di Simone, che chiede cosa significa mandare in produzione. Ecco, bella domanda. In realtà stiamo rispondendo, adesso risponderemo un po' alla domanda parlando della slide, perché diciamo così, quello che è il processo di rollout è quello che ci porta poi alla produzione. Come vi dicevo prima, un po' scherzando, ma è vero, dal momento in cui tu finisci il tuo diciamo così, il fix, scrivi l'ultima riga di codice, al momento in cui va in produzione passano anche settimane, perché quello che si fa di solito è avere un deployment incrementale. Cioè che vuol dire? In prima battuta, innanzitutto ad alto livello, mandare in produzione, che vuol dire fare in modo che il cliente
e essenzialmente parliamo del cliente, quello esterno, queste famose banche che sto citando, che se fossero solo le banche, però va bene, queste famosissime banche abbiano accesso alla mia nuova feature, cioè la mia nuova feature sia disponibile per l'utente finale, cioè che io ne abbia fatto una release, che è il momento, la release è, se vogliamo, è un po' quando tu metti il checkpoint nel versioning, cioè tu sei su GitHub a un certo punto che metti tutto il codice, è integrato, a un certo punto ti fermi e dici fermi tutti, questa qui, questa versione qui è la release e la rilasciamo. Da lì in poi inizia il deployment, che vuol dire, io decido di rilasciarlo, il giorno dopo non è disponibile ai clienti in produzione, perché, per fortuna, perché quello che facciamo è in prima battuta, cioè rilasciarlo in maniera incrementale in diversi, su diverse macchine, in diversi ambienti, quindi in fase iniziale è disponibile solo internamente, cioè internamente non al nostro team, ma internamente a Bloomberg. Poi passiamo, diciamo, alle cosiddette fasi di beta e alfa, e qua, o chi, non so come le chiamate voi, fino ad arrivare poi anche alla produzione, all'ultimo step del deployment, che è nel momento in cui tu metti in produzione, cioè che vuol dire fai il deployment delle tue macchine, del tuo servizio, della tua versione, della tua release su macchine di produzione, cioè su delle macchine da cui poi accedono i clienti, e quindi vuol dire che stai rendendo la feature disponibile. Ecco, anche quella fase lì di produzione si fa in maniera incrementale su diversi stage, li chiamiamo, cioè si inizia prima, metto la mia feature in produzione su una serie di macchine, poi magari dopo 2 giorni la metto su un'altra serie di macchine fino ad arrivare alla completezza. Perché si fa questo? Perché è una fase di testing, cioè uno spera sempre che se c'è un problema, soprattutto grave, magari all'inizio ci si accorga anche prima della produzione, cioè nelle fasi, diciamo, di dev o di beta, cioè quella fase in cui è disponibile solo internamente. Perché? Perché una volta arrivati in produzione si arrivano, diciamo così, c'è un bug, se ne accorge il cliente finale, il cliente esterno, e questa cosa non piace, no. E quindi tendenzialmente si seguono questa serie di best practices che ci si prova, non è sempre così, qui interviene un po' il lavoro del famosissimo DevOps da cui all'inizio, che è quello di automazione del deployment, famosissima checklist, questo fatto, e backup e rollback, perché devi essere sempre pronto a tornare indietro nel momento in cui si palesa un problema, e devi metterti nelle condizioni di poterlo fare velocemente, molto velocemente. Famosissime continuous integration, continuous delivery, che vuol dire? Anche qui l'idea è quella di integrare in maniera automatica e continuativa nuove features all'interno del prodotto, che può essere il repository GitHub, per capirci. Quindi questo automatizzare questo processo di integrazione di nuove features con quelle esistenti, e a sua volta poi di deliverare le nuove feature di iniziare il processo di deployment, che durerà quelle settimane o giorni o settimane. Comunicazione importantissimo, noi non so se lo fate anche voi, ma nel mio team, quando deployiamo, scriviamo su tutte le chat, sto mettendo in dev questa versione, mi raccomando, tutti d'accordo, eccetera. Comunicazione molto importante. E poi tutta una serie di tools che agevolano questo, vi posso citare Jenkins, ma sui tool non mi soffermo, un po' perché non ne sono esperta in primis, li sto imparando, un po' perché tendenzialmente non sono un requisito, ma sono cose che si imparano poi sul posto, perché poi ogni azienda e ogni team, come vi dicevo, li utilizzano. Il rollback. Come vi avevo spoilerato, quello che è successo con il progetto di cui in realtà stiamo parlando è che proprio per una back compatibilità mancata su un corner case che non era nel regression
nella regression suite, e quindi non è venuto fuori né nei miei test, nei nostri test a livello di team, e né in realtà durante tutto questo processo di deployment, perché effettivamente era un corner case, quindi la fortuna ha voluto che solo una volta passati tutti gli stage, una settimana dalla produzione, venisse fuori, e c'è stato un problema, e quindi abbiamo rollbackato immediatamente, senza fare troppi danni, fissato il problema e rideployato di nuovo, ripassando su tutti gli stage. Quindi collegandomi un po' a quel buffering di cui mi dicevi, anche una cosa del genere può creare ritardo, perché parliamo di, ok, sì, io l'ho fissato, ma adesso sarà in produzione in un tot di tempo. Chiaro che poi in situazioni di alta emergenza c'è modo di velocizzare e di prendersi eventualmente dei rischi, però la best practice tendenzialmente è di andare per stage. Ok, qui invece abbiamo una serie di, collegandomi un po' a, ok, cos'è che studiamo all'università, cos'è che effettivamente serve, non vi racconterò niente di nuovo, cioè è sostanzialmente l'elenco che trovate. Questa slide l'ha fatta il professore. Che poi, adesso devo dirlo in realtà, io l'esame con lei di algoritmi non l'ho fatto, perché io in triennale ho studiato gestionale. Oh. E invece? Quindi l'esame di algoritmi... Poi l'ho studiato dopo di mia iniziativa. No, ma è vero semplicemente perché purtroppo, per fortuna, nelle famosissime technical interviews vengono fuori. Quindi qualcosa tocca fare. Però sì, ho studiato ingegneria gestionale qui al Poli in triennale, quella informatica, quella L8 per capirci, e poi mi sono innamorata così della programmazione, il magistrato ha detto bam, facciamo informatica. Dopo un po' di dubbi, qui c'è la mia ex coinquilina che può confermare, il processo di cambio è stato molto doloroso. Però va bene. Quindi immaginatevi, io da gestionale, il primo esame della magistrale, che era tipo architetture, per me il bus era il 42 per arrivare al Poli. E lì... Però... Anche OS161 ancora lo sogno di notte, comunque, per dirne una, per par condicio. Si fa ancora? Ok, quindi dicevo, algoritmi e strutture dati, per forza. Linguaggi di programmazione, a me viene da dire così, almeno uno. Nel senso che a me non è mai capitato nei diversi colloqui che mi chiedessero il colloquio si fa in questo linguaggio di programmazione perché noi richiediamo questo linguaggio. Cioè tendenzialmente in Bloomberg, ma direi insomma anche in altre, in tutte le... Vabbè, io sono capitata bene, che devo dire. Tendenzialmente, a parte casi magari più specifici, puoi scegliere i linguaggi di programmazione su cui vuoi sviluppare. L'idea è sempre un po' quella che vi dicevo prima, cioè di destreggiarsi un po' tra i linguaggi. E la sintassi sì, ma cioè, il linguaggio di programmazione di per sé è lo strumento che ti permette di dialogare. Quello. Ok, debugging e testing. Sì, fondamentale. Il debugging intendiamo anche le print, ok? Anche quelle valgono per me. E qui ci aggiungerei anche un troubleshooting più generico, cioè ho un problema, attuo quella serie di meccanismi, cose che conosco per cercare di investigarlo e risolverlo. E delle volte non funziona, io quella è la prima cosa che ho scoperto, quando il problema è proprio del tuo servizio proprietario, che non può stare su Google, per ovvie ragioni, e non vogliamo che sia su Google, e
Purtroppo no, però ci sono i colleghi, però ci sono i tool, però ci sono, insomma, tutte cose che poi si possono imparare. E, architettura del database genericamente, cioè qualsiasi cosa fai più o meno un database a un certo punto lo chiami, cioè da qualche parte i dati devono stare, ora che siano SQL, no SQL, però un qualcosa, insomma, una conoscenza di base tendenzialmente dell'architettura e dei cosiddetti DBMS, di solito un po' più di nice to have. E poi di tutti quei tool di cui vi parlavo, forse l'unico che poi direi che all'università si fa anche abbondantemente è Git. Git, intendo GitHub, cioè tutto quello, cioè entrare nella concezione delle cose per cui il tuo codice, non sei tu che scrivi il tuo codice per te stesso e da solo, ma scrivi un pezzo di codice che va integrato, mergiato con altri, e quindi un minimo di utilizzo, sì. Poi ecco, GitHub è quello strumento delicato, poi in cui poi si impara, insomma, come anche ovviare alle inesattezze, compiono senza dire. Ok, ora quello che non studi è quello, ma di cui ha bisogno, non so se avete notato, le ultime due slide sono un modo carino per dire hard skills e soft skills, però qui siamo originali e quindi quello che più o meno mi è, cioè quello che effettivamente mi avevano detto, perché te lo dicono un po' tutti, però quando ti ci trovi vedi che, ok, giuro, è vero. La comunicazione, ormai si parla di comunicazione ovunque, perché? Vi direi semplicemente perché non state da soli lì, non siete da soli nella vostra cameretta, quindi la comunicazione con gli altri è fondamentale a tutti i livelli, non solo con i tuoi team, con i tuoi teammates, ma anche a vari livelli, magari nel management, eccetera. Attenzione ai dettagli, questo l'ho imparato per quel corner case che sogno la notte. Sì, ci mi dice di tagliare. Sì, taglio. Andiamo veloci. Attenzione ai dettagli, un classico. Mindset logico-analitico, penso lo capite da soli, c'è un certo punto nel momento in cui ti trovi, tanti task, eccetera, devi razionalizzare, cercare di prendere le cose con logica e analisi. Curiosità e perseveranza, e soprattutto perseveranza, perseverate, cercate, anche se non si trova su Google, cercate comunque, e sempre però fino a una certa, cioè se è venerdì e sono le 6, smettete di cercare e aspettate lunedì, che mi è successo venerdì scorso, di stare lì fino alle 7:30 per non risolvere un problema che poi lunedì mattina ho risolto in una mezz'oretta. Quindi quindi sì, perseverate fino a una certa e cercate, vi direi un po' di, soprattutto nelle grandi aziende, di guardare un po' oltre la tastiera. Cioè nel senso, spesso non è solo il codice su cui lavorate, quello che scrivete voi, ma come vi dicevo, integrato nel resto dell'applicazione, c'è un po' da capire quello che succede prima e quello che succede dopo. Questa è l'ultima. E sono le famosissime technical interviews. Qui non ho molto da dirvi, nel senso che secondo me le technical interviews sono una di quelle cose abbastanza trasparenti, cioè noi abbiamo tutti i tool per prepararci, ci sono... Innanzitutto cos'è che è richiesto? Non direi neanche... linguaggio di programmazione, la capacità di programmare e di arrivare a una soluzione del problema e di collaborare anche, cioè di comunicare con chi ti sta facendo l'interview. Come prepararsi, o almeno come io mi sono preparata, non so se è stato con te lo stesso modo, per me è stato un ibrido, non so se avete mai sentito parlare di HackerRank e LeetCode, sono molto carini, io preferisco HackerRank, ma anche LeetCode mi è capitato di usarlo, e funziona, cioè non è che funzionano, sono utili, sono effettivamente quello che può capitare, quindi vi dà assolutamente un'idea, e c'è un libro che è Cracking the Coding Interview che ho preso. Io di solito non vado sempre di libri, preferisco sicuramente qualcosa di un po' più interattivo, però è un libro molto famoso nel mondo delle technical interviews e sicuramente dà una bella overview. Quindi chiaramente se avete tempo si fa un po', insomma. Consigli? Puoi darli tu i consigli? Le tecniche. No, veramente,
è bello fare anche il reg, il code, problemi, eccetera, e imparare i draft, code, interview, il libro, leggerselo, eccetera. Una cosa è, come dire, essere assunti, un'altra cosa è sapere cosa fare dopo quando si è assunti. Quindi un altro consiglio che vi do è cercare di fare progettini vari, anche con vostri amici, compagni, eccetera, perché poi vi trovate a fare qualcosa, avete passato l'interview perché avete fatto 3.000 lead code problems, ma poi ti danno un problema vero e ti dici, questo come si fa? Basta, questo è il mio. Sì, hai ragione, hai molto ragione. Che dire, le classiche, cioè un consiglio in generale è quello di parlare con colui che vi fa l'interview. Cioè, di non tenere tutto nella vostra testa, è tipo, perché poi nel momento in cui si dicono le cose ad alta voce e insomma l'input arriva dall'esterno, sia un po' più chiaro anche quello che si ha nella propria testa, no? Quindi parlare ad alta voce, comunicare con l'altro e poi chiaramente fare anche delle domande sull'azienda. Cioè, noi, come vi dicevo, fortunatamente al momento siamo in un... negli anni d'oro, se vogliamo, dei software engineer, in cui devi anche, cioè, è anche il candidato a dover capire se è l'azienda fatta per, perché magari è un'azienda super, non so, orizzontale, a voi piace solo una cosa, super, volete verticalizzarvi su quella, quindi magari semplicemente non è il posto per voi. Quindi chiedete come le cose vengono gestite, qual è il giorno tipo del software engineer in azienda, insomma, cercate di entrare anche in contatto con le persone. E direi questo. Qui c'era solo un grazie finale con dei contatti che, se volete, non so se adesso abbiamo tempo per domande. Noi siamo qui. Noi siamo qui. Ok. Sì. Quelli sono i nostri... nomi, l'indirizzo mail, ci trovate su LinkedIn, ci dice di essere più difficile da trovare su LinkedIn, ma giuro che si trova. Se avete problemi, scrivete a segreteria con il chiocciolapolitica. Ok, sì. Quindi per qualsiasi dubbio o curiosità siamo disponibili, rispondiamo a domande. Questo. Vai. Bella domanda. Dal lavoro precedente. Allora, io ero in una fase, ti rispondo subito, da LinkedIn. Cioè, da LinkedIn sono entrata in contatto, diciamo così, con Francesco, che è uno, cioè che è un manager di engineering, che è il contatto qui che vi citavo. Parlando dopo un primissimo colloquio conoscitivo, se vogliamo anche informale, lui mi ha raccontato meglio dell'azienda, ho tendenzialmente applicato tutti il processo di selezione, le technical interviews, che nel nostro caso, si possa dire, no? Sono esattamente tre, cioè ci sono due coding rounds, cioè che sono... appunto del technical interview strettamente di coding, c'è un system design, quindi che invece è un discorso più, non si sviluppa, non si scrive codice, ma un discorso architetturale, fino ad arrivare poi invece la parte su HR, insomma, manageriale. Quindi a me personalmente quello che è piaciuto, l'impatto, è varietà nello stack tecnologico e di linguaggi di programmazione. Vi dicevo prima, la triennale non l'ho neanche fatta in informatica, cioè sono una figura abbastanza orizzontale. Mi piace, non so ancora, non avrei neanche saputo dove verticalizzare, e questa azienda al momento, è in fase appunto di colloqui, mi ha dato l'idea di essere un posto in cui potevo spaziare e avere modo di provare, di capire, di parlare con gente, eccetera. Quindi sì, però da LinkedIn, ecco, che funziona, non so se ci siete, però sì.
Sì. Allora, sempre ne sono arrivate altre. Dunque, chiedono dalla chat, domanda bomba, un newly graduate, da che realtà parte? In Italia è sempre brutto, cioè, parlare di soldi è sempre un po' di così. Questo è vero. E magari allora, ma Francesco è online. Mi sentiamo. No, allora, visto che quello che so è che si possono dire i numeri e si possono vedere i numeri degli Stati Uniti, perché sono la RAL degli Stati Uniti, perché è pubblica, perché da poco c'è insomma... Sì, immagino che Francesco non ci sia. No, mi sentite? No, il nostro non possiamo dirlo. Si può dire più in Italia. Si può dire più in Italia? In Italia è stato a Milano, che si occupa di computer e anche di me. Sono qui in Milano. Mentre se vai a Londra, a New York, chiaro. Diciamo che sono nominati anche nel Big Tech di a Londra. Esatto, che siamo. Una domanda qui. Sì. Mi sentite? È Francesco comunque. Mi sentite per caso? Aspetta che abbiamo il manager. No, non lo sentiamo. Vediamo se riusciamo in qualche modo. Mi sembra che mi sentano le persone che sono su Zoom. Vabbè. Nel frattempo provo a rispondere. Sì, attualmente siamo in modalità ibrida. 3 più 2, cioè 3 giorni in ufficio, 2 da casa. Chiaramente anche noi durante il Covid abbiamo avuto il full remote, poi c'è stato un ritorno in ufficio, per il momento parziale sembra essere questa la strada. Quindi sì, non parliamo di un full remote, però parliamo di una flessibilità che comunque... Vai. Però è un'idea del gioco, ovviamente anche il primo lavoro, quanto è importante avere il voto di laurea? Oh, quindi bene, facciamo... così. Ma allora, tipo, a me esplicitamente non l'hanno mai richiesto. Cioè, proprio che mi hanno chiesto quanto hai preso. No, aspetta, è vero, ho detto già una cavolata. L'ho detta. Sì, so che in Italia ci sono aziende che addirittura effettivamente suddividono, ti pagano di più all'inizio. L'ha detto lei, eh. Figlia che ha fatto il suo stesso percorso e che ha fatto, invece lei ha fatto una piccola azienda, l'ha fatto prima del mai, quindi so quanto. Esatto, cioè il discorso che ti fanno di, ma visto che... Esatto. E dal 100 in su a me avevano fatto anche il discorso di, visto che insomma dell'università prestigiosa, insomma un mix tra il voto e l'università, e parliamo di un po' di più. Francamente a me è capitato solo in reply questo tipo, probabilmente non solo, perché adesso io mi è capitato di fare colloquio in reply, quindi sì, lo so. Magari in consulenza, per altre aziende in consulenza può funzionare così. A me in Bloomberg non l'hanno mai chiesto, non so. In Oracle l'hanno chiesto. Ah, chiaro. Quello sì. Sì, quello sì. Che sia fondamentale, però no, è chiaro che lì dipende molto da diversi fattori, tipo quante persone stanno concorrendo al posto e quanto poi ti direi anche è fatto bene il tuo curriculum, perché poi l'HR piuttosto che il manager che guarda il curriculum magari chiude l'occhio sul voto se vede qualcos'altro di interessante e anche qualcos'altro di, purtroppo lì non dico che la forma conti più della sostanza, però sul curriculum un minimo di forma può essere utile, perché l'occhio vuole la sua parte. Immaginate l'HR che guarda un sacco di curriculum, così ti cade l'occhio su uno in cui capisce bene, queste sono le cose che so. Quindi dipende un po' da diversi fattori. Non ti direi che è il primo punto che ti chiude tutte le porte,
No, anche perché, come vi dicevo, siamo nella fase d'oro in cui tendenzialmente c'è alta richiesta e quindi un po' anche tutti i requisiti che spesso sono nelle requisition, in cui, non so, esperienza, vogliono una lista così di requisiti, poi si trova il compromesso perché poi le persone servono, quindi... Sì. Chiedono poi se è complicato accedere al mercato del lavoro svizzero senza un'esperienza pregressa di studio o lavoro lì. Io direi di no. L'unica è difficile accedere in Svizzera se non si ha un passaporto europeo, cioè se non si è cittadini europei. Quello sì, perché sono abbastanza chiusi nei confini in questo termine. Parlo a livello di permessi, perché poi è chiaro che quello di cui c'è bisogno è un permesso di lavoro in Svizzera. Però da cittadini insomma europei sì. C'è una procedura di burocrazia iniziale per questo permesso, però per il resto intanto ha risposto alla domanda sullo stipendio, insomma, cioè, grande la... ecco qua. Vediamo poi... allora, non pubblichiamo questa informazione se non a New York. Come dicevo, negli Stati Uniti è pubblico. Ma in tutte le nostre location, New York, Londra, Francoforte, Lugano, eccetera, facciamo analisi frequenti del mercato dei software engineer e offriamo una compensation molto competitiva. È super diplomatico! Lo adoro. Quindi sì, però a New York sono pubblici, si può andare. Sì. Il manager di tutto l'ufficio di Lugano, quindi sicuramente ne sa più di noi. Vai. Sì, vai. Quanto è valorizzata l'intende tante grandi iniziativa e quanto può essere alienato quando si trova con tanti teammate e magari tanti colleghi a livello, diciamo, di prodotto, vorrei dire, ecco, di aver portato qualcosa all'interno del prodotto. Ok, quindi l'importanza tra quanto è importante l'iniziativa propria, diciamo così, se vogliamo, l'ownership propria, quello che si fa rispetto a quello al contributo di tutti gli altri. Allora, sicuramente no, aspetta, no, a parte quello, penso, vai. Anche dato che l'esperienza un rapporto che si ha con un'azienda, magari con i colleghi, un'azienda un po' più intima, piccola. Sì, allora io direi il rapporto con i colleghi, no aspetta, partiamo dalla prima, altrimenti dimentico cose. La seconda era il rapporto con i colleghi in un'azienda piccola in confronto magari a un'azienda più grande. È chiaro che cioè, la concezione è quella che il prodotto si faccia in team, nel bene e nel male. Cioè, quando va bene è il prodotto di team, quando va male è colpa del team. Ci sono delle volte in cui magari sì, può capitare, però non mi è mai capitato che di... Non so se tu intendi un quasi un non sentirsi riconosciuto abbastanza, quella cosa lì l'ho fatta io. Però tendenzialmente, cioè, oltre a questo, quindi al lavoro in team, c'è anche, almeno da noi, non so se posso parlare in generale, un concetto di ownership vera e propria, che banalmente serve anche perché nel momento in cui qualcosa non funziona, sanno chi chiamare. Quindi quello che scrivi ne hai l'ownership, ne sanno che l'hai scritta tu, e su questo non c'è dubbio. Tra il lavorare in una piccola azienda e grande, ma io ti direi... Noi forse siamo anche un caso un po' particolare all'interno di Bloomberg, perché l'ufficio di Lugano è fatto di 50 persone più o meno. Quindi che vuol dire? Il mio team ad esempio è di 8, il suo team fa ittare 4, comunque in genere... Vabbè, comunque... Sì, vabbè. Comunque, cioè anche lì è chiaro che ci sono tante persone all'interno dell'azienda, ma tu ti trovi poi a dialogare con il tuo team, quindi è importante più... il rapporto che instauri con il tuo team, che tra l'altro puoi cambiare se non ti piace il team in fatto di persone o il team in fatto di quello che fa, in fatto di lavoro. Quindi non ho sinceramente trovato grandi differenze, anzi, sebbene fosse anche una mia preoccupazione, no?
essere una formichina all'interno di una cosa molto grande. Sì. Però poi vedi, c'è la fortuna di iniziare il 9 maggio insieme a C. Sì. Siamo qui. Ancora, sì. Un'ultima domanda? Eccolo lì. Volevo conoscere magari sapere come non avete il magari qua, ma cosa ne pensate in modo di forse di dire in una serie di conferenze? Magari rispetto alla volta. Allora, meglio o peggio? Allora, sicuro, io non ho mai lavorato in consulenza, perché tu neanche, vero? No. Perché, esatto, sì. Sicuramente il pro è che hai modo di, soprattutto se sei in quella fase in cui non sai bene cosa vuoi fare, hai modo di spaziare, hai modo di lavorare diversi progetti, magari a cadenza periodica, insomma, in aziende di consulenza, scusami. A me è sempre piaciuta un po' l'idea, molto personale, del prodotto. Per una serie magari di dinamiche io mi sono immaginata nella mia testa e magari non ci sono. Sì, esatto. Cioè, tipo, di scendere magari a... È quasi un discorso di affezionarsi al prodotto, ma non nel senso di legame, insomma, tossico con il boomer termina, che no, però cioè di sentirlo un po' più tuo, cioè è come se senti un po' di più, è un po' più una visione di un obiettivo finale, dici io so, però capisco che può attrarre la consulenza, perché come ti dicevo ti dà modo di spaziare, quindi soprattutto in fase iniziale so che è la scelta di molti e si può cambiare assolutamente, cioè io so che nei primi 5 anni, cioè, capita tantissimo di cambiare aziende e provare. Ora sera puoi concludere prima. No, concludere prima, facciamo un applauso. Grazie. Allora, io concluderei semplicemente dicendo che è chiarissimo che c'è un aspetto estremamente personale dell'esperienza che lei ha raccontato, che ha, diciamo, delle caratteristiche generali e delle caratteristiche individuali, chiarissimo questo. Secondo me è da apprezzare comunque anche il contesto aziendale. Allora, stiamo parlando comunque di un'azienda che ha certe caratteristiche, sia dal punto di vista dell'attenzione all'inserimento delle persone junior, sia ovviamente delle caratteristiche tecniche, cioè si vanno a fare delle cose su prodotti che hanno chiaramente dei requisiti di un certo livello, perché deve valere questo prodotto, e questo scende in tutta la catena. Quello che lei ha raccontato difatti è evidente. Ci possono essere altre realtà in cui c'è un po' meno attenzione a queste cose, ma direi che è comunque un'esperienza, secondo me, abbastanza generale, lo trovate. La mia sensazione personale, ma lo dico proprio solo in 10 secondi, è che probabilmente anche in Italia, che tipicamente è un pochino più indietro su questo, ci sia una spinta a cercare di migliorare, perché sennò sei fuori dal mercato sostanzialmente. Poi è chiarissimo che i soldi alla fine sono quelli che contano. Se il mio prodotto lo devo vendere in poco tempo e a prezzo basso, è ovvio che questo si riflette da tutte le parti. Va bene. Comunque, grazie a tutti per essere intervenuti e grazie ancora.